l'appuntamento annuale della conferenza GAR quest'anno sui saperi interconnessi. Siamo a Firenze, Firenze città di cultura, città con un'importante università che ci ospita e la ringraziamo. L'interconnessione dei saperi è la tematica e la sfida del futuro. Vuol dire mettere in rete i ricercatori, vuol dire fare sinergia tra i tanti progetti anche finanziati dal PNRR, in cui anche GAR è impegnato. Vuol dire per noi potenziare la rete che connette i ricercatori, ma per i ricercatori anche fare un cambio di mentalità, condividere i propri dati. Stiamo lavorando anche sul tema della scienza aperta, vuol dire rendere i dati interoperabili, i dati sicuri, e anche sappiamo che la frontiera dell'intelligenza artificiale sarà uno dei temi che verrà affrontato in queste giornate. Non ultimo, direi anche l'importanza che hanno la dimensione della digitale nella formazione delle nuove generazioni e nella formazione del capitale umano, che non solo sta gestendo il PNRR, ma che dovrà gestire la legacy del PNRR, che è la vera sfida per il nostro paese. Quindi 3 giorni di lavori intensi, da cui credo uscirà un rinnovato slancio per il GAR, che è una realtà molto dinamica, molto vivace, molto giovane, che serve tutto il sistema della ricerca italiana.